Eccoci, pronti? Stiamo aspettando le persone che arrivino alla presentazione di doTERRA. Abbiamo le miscele oggi che ci accompagneranno, la miscela rinfrescante, repellente per gli insetti, la miscela per massaggi, le creme per il viso, lo spray anti-zanzare, i nostri kit. E una buonissima torta che ci hanno preparato, i nostri cataloghi, i nostri kit. E pronte ad accogliere i nostri ospiti. Impiegano nella raccolta. Dunque, questa azienda è un'azienda che raccoglie in tutto il mondo, perché chiaramente non è che ci sono delle piante che crescono come tantissime altre case di oli essenziali senza fare i nomi, hanno le serre e nella stessa serra coltivano il timo, la santoreggia, che ne so, la lavanda e tutto sotto lo stesso tendone. Allora, ogni pianta ha delle sue proprietà organolettiche. Queste proprietà organolettiche è chiaro che non è che hanno tutte bisogno di svilupparsi attraverso lo stesso tipo di terreno, quindi avranno bisogno di un terreno la lavanda, un altro terreno il timo, un altro terreno limone, per così dire. E quindi questa azienda raccoglie in tantissimi posti del mondo. Però non è che sfrutta coloro che raccolgono e tantomeno le piante, perché tutte le persone che raccolgono per doTERRA vengono comunque remunerate secondo proprio uno stipendio che è veramente in linea con tutto quello che è la politica aziendale, quindi vengono fornite loro tutte le materie prime per avere una raccolta in maniera effettivamente etica, senza avere lo sfruttamento della persona che raccoglie, né lo sfruttamento della pianta, che anche questo è molto importante. E praticamente quando vanno a raccogliere la lavanda, ad esempio, la lavanda ci sono degli appezzamenti di terreno, vengono suddivisi in lotti. In un lotto viene raccolta in una stagionalità, la volta seguente, nella stagionalità seguente, viene raccolta in un altro lotto per permettere alla pianta del primo lotto di ricreare quelle proprietà organolettiche che si trovavano proprio all'interno, poi, che sono necessari a passare tutti i vari controlli che l'azienda effettua per poi mettere questi oli in una piccola bottiglina da 15 ml.